Questi sociologi. Vorrei aprire la discussione su questo Parlamento, su perché anche questo Parlamento si trova a rieleggere Sergio Mattarella. Ripartirei da questo Minzolini, che la conosce molto bene, perché appunto è il principe dei idroscenisti. C'è pure stato in Parlamento, quindi una grande expertise, a proposito di expertise, ha fatto tutte le parti. Poi sento ovviamente anche Malan e Orfini. Ci accorgiamo ora di una crisi della politica che non nasce da ora, sono 10 anni che va avanti così. Noi abbiamo avuto un governo Monti, abbiamo avuto una rielezione di Napolitano, abbiamo avuto una rielezione di Mattarella, abbiamo avuto un governo Draghi, abbiamo avuto in questa legislatura due governi esattamente opposti, quello giallo-verde e quello giallo-rosso. Poi siamo arrivati all'unità, al governo di unità nazionale. Allora, partiamo da questo presupposto. C'è un problema di sistema, cioè nel senso che il tipo di schieramenti sono estremamente, diciamo, divisi al loro interno. Voi parlate del centrodestra, nel PD c'era Letta che puntava su Draghi in queste elezioni del Quirinale, mentre c'era una parte che invece puntava fin dall'inizio su Mattarella e comunque non su Draghi. Anche su Casini hanno puntato alcuni, no? A un certo punto, Io guarda, dico le cose per quello che sono, è inutile che poi non avendo questo problema di dover decidere o meno, ti do la versione vera. Avevamo da una parte dentro i 5 Stelle Di Maio che puntava su Draghi, si vede anche adesso, mentre Conte non lo voleva proprio. All'interno del centrodestra Giorgetti su Draghi, mentre Salvini no. Ma il paradosso, per dirti, perché poi parliamo tanto della Meloni, ma la Meloni, il vero candidato della Meloni era Draghi. Allora tu immagini, diciamo, il testa a coda, perché per cui tu dici, da una parte che questo Meloni, è il presidente del Consiglio che non funziona e invece poi lo vuoi presidente della Repubblica. In una condizione di questo tipo cos'è? E c'è un problema della politica, dei contenuti, degli schieramenti, dei poli. Allora, o lo risolvi o non puoi andare avanti, perché altrimenti noi ci riprodurremo nuovamente che cosa? Una condizione di impotenza. Detto questo, tanto per essere chiari, non è che questo Parlamento non ha fatto nulla, perché avere il coraggio di fare un governo di unità nazionale e di metterci Draghi sopra non è semplice. Diciamoci la verità, non è che è una scelta che viene fatta così, perché chiaramente ci rimetti qualcosa. Parlate male di Salvini, Salvini ha pagato 8 punti di consenso, di percentuali in questo governo, chiaro? Allora, quindi io dico, il problema non è soltanto nei singoli, è il sistema, e non è un problema di crisi del sistema che nasce ora, nasce da 10 anni, e uno dei portati della crisi del sistema è stata anche la nascita del Movimento 5 Stelle. Allora, scusatemi.